Sì, non volevo intervenire io, volevo che intervenissero quelli che hanno chiesto di intervenire. Sì, io ho chiesto di intervenire, posso parlare? Io credo che cominciamo male, molto, molto male. Questo non è un dibattito pubblico, questa è una lezione universitaria di 2 ore e 10 e poi risposte a domande, per carità, assolutamente legittime. Dibattito pubblico è tutt'altra cosa. È interlocuzione, è parlarci. Dottor Pilon, se iniziamo così, per quanto mi riguarda, il dibattito pubblico è già finito. Cioè, io di farmi un'altra roba che è mortale, 2 ore e 10 di relazioni, ragazzi, ma la curva dell'attenzione se ne va. Dico delle cose banali. Mi spiace di essere io perché ho urlato, ma io so che tanti hanno chiesto di intervenire. E siccome mancano 15 minuti, non è un dibattito. Io prego lei di informare la Presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico, che ha detto che il Comune ha voluto fortemente il dibattito pubblico, che non è vero, che è il contrario, che il Comune ha, adesso non c'è più nessun consigliere comunale, perché ci sono 2 validissimi, c'è una marea di consiglieri comunali che potranno testimoniare che il Comune ha fatto di tutto per non fare il dibattito pubblico. Noi, tutta la maggioranza, ha chiesto il dibattito pubblico dal novembre 2021. Si fa a fine settembre 2021. Quindi informate la Presidente, che forse ha letto i giornali, e quindi si è drammaticamente sbagliato. Seconda questione, su cosa stiamo discutendo? Io ho stima dell'assessore Tancredi, che mi ha sempre detto non si può fare il dibattito pubblico perché manca il progetto. Oggi voi mi dite che il progetto non c'è. Ho sentito una cosa meravigliosa. La cattedrale non c'è più. Non è una proposta, non è un progetto. È un'ipotesi emozionale. Cioè, noi stiamo discutendo su un'ipotesi emozionale. Una roba che cementificherà Milano. E stiamo discutendo su un'ipotesi emozionale. Peccato, perché il primo rendering che voi avete fatto era stupendo. Infatti noi l'abbiamo subito battezzato, è l'Amazzonia. Erano tutti alberi, cioè, 2 o 3 così. Quindi io volevo capire su cosa discutiamo. Su un'ipotesi emozionale, sulle cose che gentilmente ci hanno detto i 2 relatori. Bene, interessante. Però ragazzi, non si può venire a dire buttiamo giù quella roba e cercheremo di utilizzare il più possibile i rifiuti, ma questa è una cosa che a Milano si fa sempre, non è di grande innovazione, si fa da 30 anni, 35. Il verde, mi dicono che la televisione ha detto che il verde è raddoppiato perché voi avete detto che il verde è raddoppiato. Allora, anch'io ho dei vasi sul balcone. Se lo consideriamo verde, anche a casa mia c'è una quantità di verde enorme. Adesso c'è il verde, adesso c'è un bellissimo pratone dove la gente va, cammina, si diverte, sta bene. Voi quel pratone lo cementificate tutto, tutto, perché dovete spostare lo stadio, perché lo stadio lì, in quel posto lì, dà fastidio ai signori che giustamente hanno comprato delle case di lusso nell'ex trotto e vogliono avere una bella vista. Ma non è vero che ha raddoppiato il verde, perché sì, conosco molto bene signori, vi prego. Anche... sono mai stato lì, dico che al di là dell'aspetto assolutamente giovanile, ho una certa età, abito a Milano da tanto tempo, conosco benissimo la zona, dico che adesso c'è un enorme prato e che quel prato viene cementificato. La
Signora, non si arrabbi, tanto lo stadio ve lo fanno lo stesso, state tranquilli, è già tutto scritto. Qui è una recita, è già tutto scritto, quindi state tranquilli, non vi preoccupate. La dottoressa diceva, noi interveniamo sull'emissione di 2000 tonnellate di CO2 all'anno, giusto? Ostrica, ma voi lo sapete che c'è uno studio del Politecnico, che sarà sbagliatissimo, del Politecnico però, che dice che l'abbattimento dello stadio costa 210.000 tonnellate di CO2. Voi lo sapete il rapporto che c'è tra 2.000 e 210.000? 100 volte tanto. Quindi attenti quando dite risparmiamo o interveniamo su 2.000 tonnellate all'anno. Consumate e ne producete 210.000. Ma la cosa interessante è quella che ci dicono i giornali, che interpretano quello che voi non dite.